La biblioteca deve rimanere a Villa Carrara a Salerno. E questo è l'obiettivo dei cittadini che hanno raccolto già 500 firme e chiedono di essere ascoltati dal primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, evitando il trasferimento della biblioteca in altre strutture. La biblioteca ormai è chiusa e a quanto abbiamo saputo, ieri mattina c'è stata la riconsegna ufficiale delle chiavi ai Cavalieri di Malta. Quindi la biblioteca è stata svuotata, i locali della biblioteca sono stati svuotati e i libri sono stati portati a via Sichelgaita in attesa di decidere che uso farne. Per fortuna leggevo ieri sul web che il sindaco è stato possibilista sull'idea di restituirla, cioè di riportarla indietro nei locali di Villa Carrara, qualora si creino le condizioni di un accordo con i Cavalieri, ma ad oggi tutto questo non sussiste. I Cavalieri hanno altri progetti non ben definiti di che cosa farne e sembra che non avessero neppure idea della possibilità di lasciare lì la biblioteca, per cui noi chiediamo fortemente di riportare lì i libri. Noi, Comitato di Cittadini, siamo circa 500 persone che hanno firmato questa lettera, e con noi altre persone che non hanno avuto poi ancora modo di farlo, ma siamo tutti solidali con l'idea di riportarla a Villa Carrara. Perché Villa Carrara? Perché la biblioteca è un bene prezioso per tutta la collettività e deve rimanere a Villa Carrara, perché Villa Carrara è un posto centrale, ha una posizione ottimale, è un luogo talmente bello che ispira cultura, quindi lì è il luogo ideale dove tenerla ed è in una posizione assolutamente centrale rispetto a tutti i punti della città. È raggiungibile a piedi da tutte le parti della città, mentre le altre ipotesi che sono state fatte, e quella più forte di tutte, è portarla nel lab nuovamente di recente costruzione che c'è a Fratte, una zona che stanno recuperando grazie ai fondi PON, è una zona in alto non raggiungibile se non con i mezzi, quindi rischierebbero i libri di rimanere 13.000 volumi rischierebbero di rimanere lì cibo per topi senza che nessuno ne possa fruire. Qui invece noi cittadini ci vogliamo fare carico di aiutare a tenere aperto, di fare delle organizzazioni, degli eventi culturali. Qui a Villa Carrara sarebbe il centro nevralgico dove tutti possono arrivare. No, non ci fermeremo, questo è sicuro, non ci fermeremo.